L'amor che me vien chiere, ora viene. Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia medievale. Oggi presentiamo un saggio davvero intrigante già a partire dal titolo, L'uovo di Dante, aneddoti per la costruzione di un mito, di Luca Carlo Rossi, pubblicato da pochissimo da Carocci, 232 pagine per 23 euro. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite perché voglio capire cos'è quest'uovo di Dante. Quindi a lei, professor Rossi, la parola. Prego. Bene, intanto grazie per l'invito e rispondo subito alla domanda sull'uovo di Dante, anche se in realtà bisognerebbe dire comprate il libro e lo saprete. Bene, l'uovo di Dante è un titolo che io ho preso in prestito da un racconto di Achille Campanile, che nelle sue Vite di uomini illustri racconta a modo suo e con una ironia favolosa uno dei tanti aneddoti che circolano su Dante e che ha a che fare con la risposta che Dante dà a un passante che gli chiede quale sia il miglior cibo. E Dante risponde l'ovo, perché nella versione cinquecentesca ovviamente c'è questa forma fiorentina. Un anno dopo lo stesso signore ripassa dove Dante si trovava e gli chiede con che cosa, e Dante, se, come se avesse appena concluso la conversazione con lui, gli dice col sale. E l'aneddoto si chiude qui, ma lo scopo è quello di sottolineare la memoria straordinaria del poeta. E la cosa che mi è piaciuta è che questo omaggio alla cibernetica memoriale dantesca, così come l'ha chiamata Gianfranco Contini, viene fatto legandolo alla vita quotidiana. Ed è da lì, insomma, che ho voluto rubare questo titolo e metterlo nel mio volume. Il sottotitolo però spiega che lo scopo della mia ricerca è stato quello di mostrare come attorno a un personaggio del peso specifico di Dante Alighieri sia nata tutta una serie di aneddoti, leggende che hanno contribuito a costruire il suo mito. Tanto è vero che per lui, come per molti altri autori o personaggi storici, gli aneddoti sono le cose che si ricordano di più. Magari non ci si ricordano le azioni reali, non ci si ricordano i titoli delle opere, però si sa che quell'autore ha fatto quella determinata cosa. Che poi sia vero o meno, ecco, questo è tutto un altro discorso. Nel caso di Dante, lui stesso alimenta l'autoaneddotica, perché se c'è un autore che parla di se stesso dalla prima all'ultima pagina è proprio lui. E teniamo presente che poi anche all'interno della commedia, che è l'opera più nota ovviamente, Dante parla di alcuni eventi della propria vita anche in modo allusivo, per esempio passaggio infernale in cui ricorda di aver dovuto rompere un fonte battesimale a San Giovanni, è un episodio allusivo sul quale poi si è sviluppata una ricca aneddotica, e i commenti addirittura ricostruiscono qualcuno ricostruisce la scena con tutte le battute, altri dicono chi era il bambino che è caduto nel fonte battesimale e così via. E però la cosa interessante da dire è che dietro quasi tutte le rielaborazioni narrative aneddotiche c'è una forma di riflessione a partire dai testi di Dante. Non sono soltanto delle riprese, magari da
altri aneddoti, ma sono sempre momenti di interpretazione, di riflessione su qualche aspetto che in determinati momenti, in determinati ambienti ha suscitato interesse. Ecco, questa è, diciamo, lo sfondo sul quale mi sono mosso nel costruire questa raccolta di aneddoti. L'ho voluta far uscire proprio nel mese del vero centenario della morte, di Dante, e ho voluto anche scegliere qualcosa di un po' diverso rispetto al panorama del nutritissimo, anche diciamo qualche volta sovrabbondante, dei lavori su Dante usciti quest'anno. E di conseguenza, sull'aneddotica, il precedente che ho individuato, che è noto, insomma, è del 1911 ed è di Giovanni Papini, che fu uno studioso di altissimo livello, benché anti-accademico e estremamente polemico nei confronti dei dantisti ufficiali, troppo persi dietro le nuvole per non credere magari a certi racconti che potrebbero comunque farci capire qualcosa di più di Dante, magari non del Dante storico, ma dell'idea di Dante che nel corso dei secoli si è presentata ai lettori e agli studiosi. Ecco, detto questo, io mi limiterei a passare in rassegna la struttura che ho voluto dare al libro, quindi seguirò il mio indice dicendo qualche parola relativamente al contenuto. Ecco, quindi vorrei dare qualche spunto, ecco, di curiosità. Allora, vi dico subito che il libro è strutturato in 8 capitoli e il primo ha a che fare con la riflessione su ciò che è un aneddoto. E la conclusione è che ci si trova davanti a una forma di racconto che ha un presunto fondamento storico e che molto spesso è chiuso da qualche frase celebre. Il punto è che l'aneddoto ha uno statuto incerto fra storia e leggenda e come tale, appunto, continuerà a essere perché può essere sfruttato a seconda delle necessità dello studioso che lo ripropone. E di conseguenza, di alcuni di questi aneddoti che presento anch'io, troverete traccia nelle biografie, anche nelle più recenti, che sono uscite durante questo centenario. Proprio perché non è possibile separare il vero dal probabile o dal certo o dal falso. Quindi bisogna esserne consapevoli quando si valutano gli aneddoti. La mia scelta generale è stata quella di riunirli per aggregazioni tematiche, per macro temi. E il secondo capitolo si intitola Scene della vita di corte. E ci presenta Dante Cortigiano. Cortigiano in vari luoghi d'Italia e quasi sempre sono i luoghi dove storicamente noi abbiamo le tracce o le presunzioni, perché di Dante si sa veramente proprio poco, della sua presenza. Quindi troveremo Dante Cortigiano di Can Grande della Scala e la cosa interessante è che gli aneddoti relativi a questo periodo iniziano con la testimonianza di Francesco Petrarca, che è l'autore per il quale Dante costituisce una vera e propria spina nel cuore. E Petrarca potrebbe aver raccolto in Verona alcuni di questi racconti, ci sono un paio, dove Dante è presentato come estremamente disdegnoso, superiore, mordace nei confronti di chi gli pone delle domande per provocarlo e soprattutto nei confronti dello stesso Can Grande. E quindi anche queste sono una serie di testi interessanti. Però accanto a un'ambientazione che ha un, come
come dire, una base di verosimiglianza, ce ne sono altre meno credibili, perché troviamo per esempio Dante che va alla corte di Roberto d'Angiò, che è il suo nemico, o meglio, Dante detesta Roberto d'Angiò, tant'è vero che non fa mai il nome completo, no? Allude sempre a lui. Però l'aneddotica non si ferma davanti alle possibili incongruenze, e quindi lo troviamo davanti a questo sovrano che addirittura apprezza la sua sapienza. Ecco, e poi si prosegue con altri casi che ci mostrano comunque Dante nel ruolo di cortigiano, che alle volte è anche estremamente affabile e cortese. Alla fine poi di ciascun capitolo io ho inserito una parte intitolata Iconografia, perché molti di questi aneddoti poi hanno trovato una traduzione visiva, soprattutto a partire dall'Ottocento. E questo è stato molto importante perché proprio nel periodo tra Risorgimento e nascita dell'Unità d'Italia, Dante ha assunto un ruolo fondamentale, insomma, proprio come padre della patria, e di conseguenza anche attraverso la visualizzazione di questi racconti si è inciso fortemente nella memoria collettiva. Il capitolo che segue ha il titolo di La leggenda nera, che era inevitabile che attorno a un personaggio del genere, che dice di essere andato a visitare l'oltretomba, parla coi morti, fa profezie e così via, non nascesse anche l'idea che ci fosse qualcosa di diabolico veramente. E bisogna dire che in questo caso abbiamo anche un evento storico che io ho inserito comunque perché è importantissimo ed è poco noto. Ed è un fatto che avviene quando Dante è ancora vivo, perché nel febbraio del 1320 ad Avignone ci sono dei verbali nei quali si registra il fatto che il maestro Dante Alighiero, così è riportato, ma il notaio che scrive è un francese, quindi è stato convocato da Galeazzo Visconti perché è esperto nelle arti magiche e potrebbe essere in grado di eseguire un maleficio contro Papa Giovanni XXII. Allora, questo è un fatto che ci deve far pensare, perché non dobbiamo liquidare l'idea della necromanzia come qualcosa di legato a superstizioni. Nel Medioevo l'astrologia e l'astronomia, che andavano di pari passo, e la magia facevano parte della realtà. Quindi quello che noi apprendiamo da questo verbale è che Dante era ritenuto capace di poter fare alcune azioni che quindi aveva le competenze per farlo, e questo chiaramente poteva essere una buona arma nelle mani di eventuali suoi nemici, così come poteva essere anche magari un buon lasciapassare per essere chiamato presso alcuni signori e così via. Quindi questo è un fatto storico. Poi c'è la rielaborazione aneddotica che segue altre strade, perché parte soprattutto dall'inferno vero e proprio, insomma. E qui ci sono una serie di racconti molto interessanti che coinvolgono anche Boccaccio. Boccaccio, che è il primo biografo appassionatissimo di Dante e sul quale molto spesso si ritiene dotato di scarsa credibilità, perché lo si confonde con l'inventore delle novelle del Decameron. In realtà Boccaccio ha fatto delle campagne di studio e sapeva ben vagliare le sue fonti, tanto è vero che alle volte ci dice: qui non è possibile decidere, e lo lascio a dire, al giudizio dei lettori. E
Il quarto capitolo invece è quello un po' più pettegolo perché si intitola Dante lussurioso e ha a che fare con le vicende amorose di Dante, le quali allora nell'immaginario sarebbero circoscritte alla sola Beatrice, che tra l'altro è sempre morta, insomma, quando lui ne parla. Quindi è una situazione amorosa un po' sui generis. Ma l'aneddotica ha voluto rielaborare questo aspetto e anche qui, se noi consideriamo però qual è il centro della riflessione anche filosofica, teologica, dantesca, vediamo che la parola è amore e quindi amore a tutti i suoi livelli. E quindi cominciamo col catalogo delle donne amate da Dante, estratto magari da quelle che compaiono nelle rime. Poi lo troviamo impegnato in una serie di schermaglie amorose, addirittura ci viene presentato quando da ragazzo, per qualche intemperanza, frequenta certi luoghi bolognesi dove si trovano delle professioniste molto disponibili. E questo addirittura è qualcosa che ci viene raccontato, avviene anche nella Ravenna e con Guido Novello da Polenta. C'è proprio un racconto boccaccesco che ha a che fare con le prestazioni di Dante con una signora. Però dall'altra parte abbiamo anche il Dante che dà dei bei consigli proprio da posta del cuore a un genovese che gli si rivolge per sapere come conquistare una bella signora. Chiusa questa parentesi, poi passiamo invece ad argomenti più letterari, perché il quinto capitolo è dedicato alla parte poetica. E qui sono radunati tutti i racconti che hanno a che fare soprattutto con la genesi della commedia, con la divulgazione dei testi e con il controllo che Dante dall'aldilà fa. A proposito soprattutto degli ultimi canti del paradiso. E anche qui torna di nuovo prepotentemente in scena il racconto di Boccaccio, che appunto spiega come Dante si sia premurato di segnalare al figlio Jacopo dove aveva lasciato gli ultimi 13 canti del paradiso, anche per timore che i due figli completassero loro, insomma, l'opera. Quindi c'è anche un problema di qualità e di diritti d'autore, insomma, ecco, che Dante vuole controllare sempre e comunque. E poi anche qui si parla della questione dell'inizio della commedia che sarebbe stata avviata dapprima in latino. Ecco. E a proposito delle competenze del latino da parte di Dante, è interessante vedere che torna di nuovo sulla scena Petrarca, come se appunto l'antagonismo effettivo che Petrarca ha nutrito nei confronti della operazione dantesca dovesse poi tradursi in una serie di racconti, i quali troviamo anche nel capitolo successivo che si intitola Il miracolo della commedia, proprio perché in uno di questi racconti ci viene presentato Petrarca che redarguisce un suo interlocutore perché alludendo al libro di Dante aveva richiamato la commedia stessa. Mentre Petrarca dice, Dante ha scritto un libro, lo prende dalla sua libreria alle spalle, come ce l'ho io, ed è La Monarchia, ma la commedia dice non l'ha scritta Dante, quella è opera dello Spirito Santo. Questa è una cosa molto interessante perché ci fa vedere come la valutazione di questo testo viene attribuita addirittura al poeta laureato per eccellenza, che quindi deve cedere, per così dire, l'onore delle armi al suo predecessore. E anche qui troviamo poi altre leggende interessanti, perché se Petrarca in questo racconto
gratifica Dante della idea che lo abbia ispirato direttamente lo Spirito Santo, in un'altra invece ci viene mostrato mentre tiene sulla propria scrivania l'immagine di Dante impiccato per i piedi, che era l'iconografia dei ladri, e spiega che lo fa perché Dante gli ha rubato l'occasione di scrivere ogni buona cosa che fosse possibile. Quindi ecco, anche qui è interessante vedere le due facce di questo Dante e l'interpretazione che viene data di lui. Gli ultimi capitoli poi si dedicano invece a presentarci casi in cui Dante incontra artisti o letterati o addirittura personaggi della commedia stessa. E, per esempio, si parla dell'incontro fra Dante e Giotto, sul quale appunto gli storici discutono ancora oggi. E, però forse il più divertente è quello che troviamo nei ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini, dove si immagina che Dante vive nel Parnaso insieme a tanti altri poeti, il suo vicino di casa è il poeta francese Ronsard, e però Dante vuole starsene un po' separato, e però ci sono altri vicini di casa noiosi che sono dei dantisti, dei letterati più recenti, che a un certo punto lo aggrediscono, tant'è vero che Ronsard sente delle grida, interviene e salva Dante dalla tortura alla quale lo stavano sottoponendo questi due anonimi signori, i quali poi vengono smascherati, e si tratta di due dantisti del Cinquecento che volevano sapere da Dante le ragioni per cui aveva usato il titolo Commedia, che secondo loro, sulla base delle regole di Aristotele, era assolutamente inadatto. E in effetti anche questo rispecchia un dibattito culturale che è stato molto acceso tra i letterati del tardo Cinquecento. L'ultimo capitolo, con il quale poi chiudo questa chiacchierata, ha un titolo che potrebbe sorprendere, perché è La barba di Dante. Cosa c'entra la barba? C'entra perché noi dobbiamo intendere aneddoto anche come quel fatto che non è conosciuto. E noi siamo abituati a rappresentarci immediatamente nella nostra mente il profilo di Dante, aquilino, completamente glabro. Ecco, da dove nasce questo? Nasce dalla rielaborazione del fresco di Giotto, e poi però abbiamo anche una descrizione fisica che ci dà Boccaccio, dove ci dice che sì, c'è il naso aquilino, ma c'è anche la barba e i capelli crespi. Tanto è vero che, in un altro aneddoto, ci sono delle signore, delle popolane, per la verità, di Verona, che vedendo Dante imputano proprio a questo suo colorito scuro, alla barba e ai capelli crespi, il fatto che andasse spesso in inferno, quindi col calore del luogo si era escurito e la sua capigliatura e la barba si erano arricciate. E, però accanto a questo abbiamo anche il fatto che, poco considerato e per lo più respinto dai dantisti, Dante nella commedia, in particolare nel Purgatorio, dice di avere la barba. E lo fa dire a Beatrice, perché quando Beatrice ritrova Dante e lo rimprovera severamente, perché la ha trascurata seguendo delle vane immagini di bellezza, gli fa alzare la testa, che lui tiene abbassata come quella di un bambino, dicendogli alza la barba. E aggiunge Dante stesso: siccome mi disse la barba e non il mento, mi resi conto che qui c'era il veleno dell'argomento, cioè che Beatrice voleva sottolineare che Dante non era più un bambino ma aveva la barba, quindi era un adulto e la sua colpa è estremamente grave. Ecco,
Accanto a questo dato che ci sottolinea come noi dobbiamo sempre leggere i testi letterari a partire dal senso letterale, mi sono poi spinto a fare qualche controllo sui manoscritti illustrati della Commedia e ho trovato una serie minoritaria di rappresentazioni di Dante Barbuto. Nel libro ne ho riprodotti una trentina di immagini ed è molto interessante perché vediamo che per qualcuno anche Dante ha la barba, così come lui stesso si è rappresentato all'interno della commedia. È vero che ce lo dice solo oltre la metà, quasi alla fine della seconda parte, ma questo è normale perché sono tanti altri gli eventi che l'autore rivela solo nel momento in cui è necessario dirlo. Ecco. E quindi accanto a queste miniature della commedia ci sono anche testimonianze e una legata a un affresco perduto in Ravenna che ci mostrano questo Dante dotato di una bellissima barba. Ecco, questo è quanto posso, insomma, raccontarvi in questa sede, e precisando che poi il volume è anche corredato da una serie di indici che aiutano il reperimento degli aneddoti, sulla base dell'ordine cronologico, sulla base dei luoghi, dei nomi, in modo tale che poi, questo libro, che spero, sia soprattutto un libro che si fa leggere. Non l'ho pensato solo per i colleghi, anzi, diciamo che dei colleghi ho cercato di togliermi dagli occhi, perché volevo che fosse un libro da leggere da parte delle persone che sono incuriosite sull'argomento dantesco. E quindi questo è quanto vi posso dire, e con questo direi concludo. Perfetto, intrigante molto, anche perché è una prospettiva inusuale. Credo che sia la prima volta che si osserva Dante attraverso gli aneddoti e l'aneddotica. Ciò rende il libro mo molto interessante, molto intrigante e soprattutto lo slega un po' dalla. Come dire, dall'ambito ristretto delle letture per accademici. È un libro per tutti, è un libro che tutti possono leggere e che tutti possono apprezzare. Quindi io a questo punto ricordo il titolo, L'uovo di Dante, aneddoti per la costruzione di un mito. L'autore Luca Carlo Rossi, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, l'editore è Carocci, sono 232 pagine per 23 euro, quindi una cifra abbordabile, diciamo così, e l'invito è a correre in libreria e farlo proprio e metterlo in bella mostra nella biblioteca di casa. Io ringrazio tanto il professor Luca Carlo Rossi di aver accettato il nostro invito. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. E mi auguro anche di poter un giorno averlo nostro ospite in qualche presentazione in presenza, perché ci siamo detti prima che non se ne può più di queste video presentazioni, siamo tutti un po' saturi, come lo siamo del resto di questa maledetta pandemia. Grazie ancora, professore. Grazie, grazie ancora dell'invito e buon proseguimento. L'amor che me vien chiere, oh, vago.